L'affermazione della ragione contro l'irrazionalità e anche contro, francamente, la stupidità. Per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha vinto la razionalità contro la stupidità. Con queste parole il governatore ha commentato il flop della protesta dei ristoratori contro l'obbligo del Green Pass. La manifestazione prevista a Salerno e Napoli contro l'obbligo di prevedere il Green Pass per chi vuole entrare in ristoranti e pubblici esercizi ha visto la partecipazione di pochissimi ristoratori. In piazza Portanova a Salerno erano solo in 3 a fronte di un massiccio spiegamento di forze dell'ordine. Mi metto nei panni di un ristoratore. Io, se mi devo garantire la presenza dei clienti e se mi devo garantire l'attività di ristorazione, devo avere un ristorante sicuro. Mi pare che non ci voglia molto per capire. Se io so che vado in un ristorante e trovo solo persone che si sono vaccinate, ci vado con piacere e porto pure la famiglia. Ma come si fa a non capire una cosa così semplice? La verità è che abbiamo ancora piccole aree di irrazionalità, di demagogia, rispetto alle quali è bene non perdere proprio tempo. Ha prevarso la logica della sicurezza, ha commentato il presidente della Regione Campania, a margine della sua presenza a Cetara per l'inaugurazione del nuovo impianto di depurazione, che è stato anche occasione per una riflessione più ampia sulla depurazione ed il rilancio turistico della costiera amalfitana. Sono lavori ancora in corso. Sapete che nel grande progetto Corpi Idrici Superficiali, finanziato dalla Regione Campania con fondi europei, prevediamo il collettamento in pratica di tutte le reti fognarie della provincia di Salerno. I cantieri sono aperti dappertutto, abbiamo completato alcuni mesi fa la parte bassa del Cilento, da Camerota in giù, abbiamo in pratica completato a nord della costiera amalfitana quella sorrentina, mancano ormai pochi mesi al completamento di tutto il programma di depurazione delle acque. Veramente sono obiettivi storici per la Regione Campania.